Parcheggiato qua, intanto ci diranno di spostare anche la macchina qui, una macchina da polizia. A più tardi, non possiamo neanche stare in macchina qui, togliamo la maschera. Quando ti mettono nel mirino proprio, in questo caso però è una questione di opportunità per lasciare liberi tutti i passaggi del mondo. A quelli che pagano fior di quattrini per essere qui e quindi vanno tutelati nella loro privacy. Verranno, arriva la polizia, dici, mandano la polizia, così siamo tranquilli. Ah no, è andata bene, pensavo venissero da me. Sempre per Donnarumma, attenzione McKennis, rilancio Ludo per Immobile che non riesce a tenerla giù, subisce anche calpeggio, non c'è mai fine, eccoci qua. Motivo per cui l'arbitro ha concesso il calcio di punizione alla nostra nazionale. Dicevamo dei prossimi due impegni degli azzurri: domenica sera a Sofia in Bulgaria contro la nazionale bulgara e poi a metà settimana, mercoledì per l'esattezza, in Lituania a Vilnius contro appunto la nazionale lituana. Ma c'è ancora da giocare e parecchio, qua siamo alla 22esima. Siamo all'Ennio Tardini di Parma e siamo 2-0 in vantaggio con l'Irlanda del Nord. Nel frattempo era finito in posizione di fuorigioco Domenico Berardi, immediatamente sventolata dall'assistente dell'arbitro che operava Striger dal nostro numero 11. Calcio di punizione in favore dei nostri avversari azzurri, che in questa fase della partita lasciano un po' a desiderare proprio nella fase di costruzione della manovra. Sono meno brillanti rispetto al primo tempo, decisamente il possesso palla è più arido, un paio di buone azioni e poi c'è anche un po' da difendersi adesso. Sì, da difendersi sempre da questi lanci lunghi, niente di particolarmente impegnativo, nel senso che cercano di andare con i lanci lunghi dalle retrovie su McGinnis e su Lavery, ma diciamo che non c'è particolare affanno da parte dei nostri centrali per andare a rintuzzare questi tentativi da parte dell'Irlanda del Nord. Chiellini che riparte da Florenzi a destra, viene incontro Berardi, viene ignorato Barella, Berardi col filtrante dalla parte opposta per Lorenzo Insigne. Molto bene, e laggiù vedete sono impegnatissimi. Vedete quanta gente passa una serata così curiosa.